Mi trovo ad Ascia Marina in occasione dell'ultima giornata di Cilento Scienze 2019, evento dedicato soprattutto all'importanza della longevità appunto presente qui nel Cilento da tutto il mondo. Dal 26 appunto settembre fino ad oggi 4 ottobre vi sono stati diversi incontri in diverse località, quindi incontriamo alcuni esponenti tra cui anche il dottor Vincenzo Pizza. Sì, questo evento è cominciato il 26 pomeriggio nell'area archeologica di Velia, è proseguito poi a Pioppi, a Pollica e quindi ad Ascea per essere a Cuccaro ieri e oggi nella giornata finale qui ad Ascea, quando si sta un po' presentando tutti i dati ultimi dello studio CIAO e soprattutto ci sarà la programmazione degli studi futuri, soprattutto di questa stretta collaborazione che ha visto impegnato da un lato il Cilento, dall'altro la Svezia, in particolare l'Università di Lund a Malmo, e che sta vedendo appunto di comparare queste due popolazioni rispetto a una serie di eventi di tipo biochimico, di studi di tipo biochimico, ma anche molto particolarmente sul microbioma e sugli stili di vita delle due popolazioni, al fine di identificare eventuali fattori che in qualche modo ci possono proteggere dall'invecchiamento patologico e quindi della buona salute anche in età avanzata, così come esprimono i nostri centenari che rappresentano proprio un modello di studio in questo senso. Beh, una delle tante attività culturali su cui investe l'amministrazione comunale, innanzitutto è, dal punto di vista scientifico, è un incontro, è un appuntamento di grandissima rilevanza. Spesi adesso ho ascoltato un po' quelle che sono le relazioni appunto dei relatori, sono di altissimo livello, soprattutto mettono a confronto quello che succede qui nel Cilento, quello che succede altrove, anche a Malmo e in altre località. Questo è un punto, è un momento importante anche dal punto di vista salutistico per i nostri cittadini. Certo, sono stati 6 giorni intensi, ma possiamo essere molto soddisfatti. Si sono alternati i momenti culturali che hanno cercato di cominciare appunto alla dieta mediterranea, ma di integrare lo stile di vita del Cilento attraverso l'importanza di vedere queste popolazioni longeve e di capire un po' i loro segreti, che sono poi alla fine essere sintetizzabili in alcuni punti. L'alimentazione della dieta mediterranea, ma non solo, perché poi c'è anche una tipologia di prodotti del territorio tipico, quindi non parliamo solo di dieta mediterranea, ma parliamo di prodotti del Cilento, quindi queste persone vivono bene a lungo perché sono persone che mangiano quello che producono. Poi però i dati che sono stati esaminati in queste differenze con le altre nazioni, come per esempio la Svezia, è che l'esposizione alla luce produce questo, diciamo, elevato livello di vitamina D nel sangue, che potrebbe essere, rispetto alla popolazione della Svezia, e forse questo è il bello di questo studio, che ci confrontiamo con realtà diverse, alla base di favorevoli aspetti metabolici e anche di prevenzione cardiovascolare.